Footbox. Dallo zafferano al tartufo, passando per l'olio, il vino, l'ortofrutta e la pasta, circa 120 eccellenze del Made in Abruzzo e 22 imprese produttrici saranno protagoniste da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio di Abruzzo Sostenibile all'Expo Dubai 2020. Non solo una vetrina, ma un passo decisivo e strategico per l'internazionalizzazione e la conquista di nuovi mercati globali. Gli obiettivi nell'immediata vigilia dell'appuntamento sono stati presentati dal vicepresidente della regione Emanuele Imprudente, con delega ad agricoltura e parchi, il presidente dell'agenzia regionale attività produttive Giuseppe Savini e dal direttore generale Antonio Morgante. Dubai si presenta come un unicum nel segno della sostenibilità, tema sempre più centrale dell'agri-food. Con Abruzzo Sostenibile, non a caso, uno spazio sarà dedicato alla conoscenza e al racconto delle nostre aree protette. L'aspetto più importante, ha sottolineato il vicepresidente Imprudente, è quello di considerare l'Abruzzo un vero e proprio brand. Per questo sono stati attivati dei webinar per l'utilizzo della piattaforma digitale per lo sportello Simet, per dare la possibilità a molte aziende di accedere a fondi per l'internazionalizzazione con il supporto di esperti del settore. È un progetto molto più ampio, un progetto di internazionalizzazione che vede al centro l'Abruzzo come sistema, come regione, che vede Abruzzo come la regione dei parchi, la regione del mare, la regione insomma di un territorio fantastico, la regione che ha all'interno dell'eccellenza. Eccellenze che poi diventano quell'elemento su cui gira tutto il discorso del brand Abruzzo, nello specifico sarà Abruzzo Sostenibile. Progetto di internazionalizzazione dove verranno messe a disposizione, si è avviato questo percorso, dei sistemi di business intelligence importanti per fare questo tipo di attività, dei sistemi tecnologici innovativi, dei nuovi strumenti per poter accedere a bandi di internazionalizzazione e quindi sostanzialmente creare quell'offerta internazionale che è quell'opportunità che l'Abruzzo potrà avere proprio per questo tipo di attività. Noi dobbiamo far crescere tutto il modello, tutto il sistema abruzzese, questa è la vera sfida e per questo mettiamo a disposizione questi strumenti, grazie anche all'attività del nostro braccio operativo che sarà ARAP, che servono proprio per far questo. Quanto ha sofferto questo comparto in questi anni, soprattutto con la pandemia, e quindi il punto di Dubai sarà quello della ripresa? Ma allora, questo è un comparto che è l'occasione anche per ringraziare tutto il mondo agricolo abruzzese che non si è mai fermato, non si è potuto fermare perché ha garantito tutta la nostra filiera. Ci sono settori che hanno sentito soggettivamente la sofferenza, quindi elementi di ripartenza diventano fondamentali, ma soprattutto sappiamo che la qualità dei nostri prodotti è unica e intorno a questo dobbiamo costruirci tutto ciò che potrà essere l'opportunità successiva. Macchina organizzativa e braccio operativo è l'ARAP, l'Agenzia Regionale per le Attività Produttive. La mission è quella di favorire in ogni modo l'incontro tra la domanda e l'offerta, con il coinvolgimento di importatori, buyers, stampa internazionale, ma anche con influencer, consulenti, chef e imprenditori dell'agri-food già operanti in Medio Oriente e in altre aree del mondo presenti a Dubai. Ci saranno momenti dedicati alla promozione della regione, la regione verde dei parchi, e tutti i giorni si terranno eventi di masterclass e B2C tra i brand abruzzesi e gli operatori di settore locale. Expo Dubai, ha sottolineato Giuseppe Savini, presidente ARAP, non è una semplice vetrina di prodotti tipici, come una normale fiera. È invece uno degli eventi più importanti al mondo di scambio tra domande e offerte a livello mondiale. Un'occasione di internazionalizzazione e crescita del comparto agri-food, motore del PIL regionale, insieme all'automotive. Queste cose sono molto importanti per i produttori, per il tartufo, per l'olio, per il vino abruzzese. Che aprire i mercati internazionali, aprire i mercati del sud-est asiatico e rafforzare il rapporto con gli estensori e penso sia fondamentale per rafforzare l'economia abruzzese in un settore, tolto l'automotive, fondamentale per la regione, per il PIL della regione Abruzzo. E l'ARAP, l'azienda regionale attività produttive, che è il braccio operativo della regione, diciamo che opera in questo settore ormai da moltissimo tempo, anche perché ha progetti di internazionalizzazione che vanno oltre la singola manifestazione, è stata chiamata in campo e ha risposto con immediatezza
facendo tutta una serie di operazioni, prima fra tutte la manifestazione di interesse. La manifestazione di interesse al quale hanno risposto moltissime aziende, oltre 11 saranno in presenza, quasi una trentina hanno presentato i loro prodotti, circa 120 prodotti delle eccellenze abruzzesi che saranno esposte presso la sala espositiva dell'ILPER. Penso che sia un risultato molto importante, di cui vedremo i risultati nei prossimi anni, ma chiamare gli influencer, fare B2B, chiamare gli importatori, aprire i mercati, penso che siano le cose più importanti nell'ambito di questa manifestazione, di cui l'Abruzzo sarà protagonista con i propri prodotti. Le imprese presenti hanno organizzato incontri online di formazione, perché occorre arrivare conoscendo nel dettaglio cosa si va a fare e i target da centrare. Mercato di riferimento non è infatti solo Dubai e gli Emirati Arabi Uniti, ma anche una piattaforma presente all'Expo che riguarda i mercati del Nord Africa, del Medio Oriente e dell'Asia meridionale. Poi ci sono mercati in crescita come l'Iran, dove c'è una classe media significativa e dove cresce l'attenzione per il Made in Italy. L'organizzazione di Dubai Expo 2021 è completamente differente come impostazione. Quindi faremo quello che richiede l'organizzazione internazionale, quindi faremo un lavoro di far conoscere le tendenze internazionali tramite Expo, ma all'interno dell'area di Dubai ci saranno tutta una serie di eventi collaterali e lì inseriremo i ragionamenti che riguardano l'interesse e il business delle imprese abruzzesi. Ha detto che il 70% riguarderà anche incontri su piattaforma, quindi anche un modo nuovo di approcciarsi anche poi alle future vendite. Assolutamente sì, perché Dubai il 70% verrà fatto a livello internazionale da remoto. Noi cercheremo di abbassare un pochino questa percentuale perché saremo in presenza in maniera notevole, però senza dimenticare anche gli strumenti innovativi, perché ormai i mercati passano per grandissime percentuali tramite strumenti innovativi e poco sulla conoscenza o sul rapporto diretto. In questi giorni avete anche preparato le aziende, che cosa si aspettano? Sì, noi abbiamo fatto dei webinar specifici per far capire in quali mercati si va, come funzionano questi mercati, che cosa significa riempire un container, perché se non si riempie un container non si può esportare. Quindi abbiamo fatto una serie di questioni anche di natura finanziaria, di natura di credito, perché le aziende che esportano devono essere coperte da un punto di vista di credito, cioè tutta una contrattualistica particolare. Loro si aspettano comunque di far conoscere sempre di più i loro prodotti in un contesto di far conoscere sempre di più i prodotti abruzzesi. Questo è il nostro risultato. Poi conteremo, diciamo, la bontà di questa missione attraverso quanti contatti ci sono stati, che tipi di ragionamenti si faranno e che prospettive ci saranno. Cambia l'approccio radicalmente dell'agri-food poi al mondo, e allora di che cosa c'è bisogno proprio perché una regione poi comunque antica come la nostra si approccia a queste novità? Assolutamente, il Made in Italy in quell'area è molto apprezzato e mi si passi il termine, non solo il Made in Italy ma anche gli italiani. All'interno del fatto ovviamente che noi abruzzesi siamo italiani, dobbiamo far comprendere che c'è un Abruzzo, una regione piccola ma meravigliosa, che ha delle potenzialità enormi, ed essere più presenti sul mercato, perché ad esempio il mercato tradizionale vede molti vini che ad esempio a noi italiani sono sconosciuti pur essendo italiani, però riescono ad esportare. Noi abbiamo dell'eccellenza, eccellenze non solo nel mondo dei vini ma anche dell'enogastronomia in generale. Dobbiamo fare uno sforzo per far comprendere agli addetti ai lavori, quindi ai 200 cuochi italiani che stanno a Dubai, a tutti gli importatori della zona, dell'Arabia Saudita, di Dubai, dell'Iran eccetera, che esiste anche l'Abruzzo all'interno di un quadro del Made in Italy che già è molto apprezzato. Ovviamente non si può fare senza far conoscere proprio l'Abruzzo. L'Abruzzo è chiaro, bisogna far conoscere, bisogna prima dire dov'è in Italia, perché ovviamente all'estero conoscono Roma, conoscono Venezia e conoscono probabilmente la Sicilia, e c'è anche l'Abruzzo tra le altre regioni, quindi far conoscere che cosa è l'Abruzzo, dove sta l'Abruzzo, quali sono le potenzialità da un punto di vista ambientale e quali ovviamente a cascata i prodotti di eccellenza. Box.